Oggi proviamo a rifare i plum cake più famosi del mondo. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Cucina virtuale. Oggi proviamo a fare un simil plum cake del Mulino Bianco, quello allo yogurt, quello fluffy fluffy morbido morbido che tutte le mattine molti di noi inzuppano nel caffè latte. Io no, perché le pappette non mi piacciono, ma lui sì, lo fa bene. Che fa, non dici niente oggi? No, andiamola a preparare. Andiamo di là e vediamo come si fa. Ciao a tutti, benvenuti per un altro goloso incontro. Oggi creiamo... È un goloso incontro. Sì, oggi sì, creiamo... Parliamo di cosa alla banana. E quindi oggi... Aiuto, io sono raffreddata. Bene. Oggi come potete sentire? Oggi prepariamo il simil plum cake del Mulino Bianco su soffiata di Antonio, che andando in pensione mi ha passato la ricetta. Ciao, le soffiate le fai in bagno, Antonio? No. Bene, occorrente, cioè materiali, come no. Ingredienti per questo sofficissimo plum cake sono 200 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 180 g di zucchero, 200 g di yogurt all'albicocca, è l'ingrediente segreto di Antonio, eh? 110 g di olio di semi di girasole, 3 uova intere più un tuorlo, una bustina di lievito per dolci, un cucchiaio di essenza di vaniglia. I nostri amici chiedono sempre dove trovare questa essenza di vaniglia. È un pizzico di sale. Questa essenza di vaniglia io lo trovo in un negozio etnico che si trova a Catania, famosissimo, che si chiama Cristaldi e che si trova in corso Sicilia. In alternativa, nelle vostre città lo potreste trovare in tutti i negozi etnici o negli ipermercati super oppure forniti, oppure dove vendono materiale per fare cake design, come si chiama? Cake... Certo, anche nelle ferramenta volendo. Allora, continuiamo subito. All'interno di una ciotola mettiamo le 3 uova intere più il tuorlo, tutto lo zucchero, il pizzico di sale. E per chi se lo stesse chiedendo, non sono sporca ma ho le mani macchiate da un inchiostro indelebile, quindi non ho le mani sporche, le ho pulite, perché c'è sempre la persona attenta alla ricetta che nota queste particolarità. Magari quella più sporca. No, questo no. Sì, adesso, diciamolo. Andiamo, facciamo diventare tutto questo una bella spuma. Arrivati al grado di spumosità che ci aggrada, versiamo l'intera quantità di olio e i 200 g del nostro yogurt preferito. Io ne ho scelto uno con una punta non troppo dolce, quindi verso anche il mio cucchiaio di essenza di vaniglia. Questo cucchiaio che ho io è tanto grande, quindi non lo riempio tutto. Fate conto, due cucchiaini rasi. È rimesto ulteriormente. Fatto inglobare lo yogurt e la vaniglia un pochino, con un setaccio verso i 50 g di fecola di patate, può essere sostituita anche con l'amido di mais, la farina, che non può essere sostituita con nulla, tranne che se volete fare il plum cake del Mulino Bianco integrale, la sostituite con farina integrale per metà, non tutta farina integrale, il corrispettivo quantitativo di zucchero lo voltate in zucchero di canna e quindi il lievito che sgraneremo ben bene tra le maglie del setaccio. Bene, mescoliamo delicatamente e adesso versiamo il contenuto all'interno di una pirofila a forma di plum cake già ben incartata, ben foderata. Per sapere come fodero le pirofile, cliccate il video che vi si sta aprendo in questo momento, dove c'è la I col pallino. Bene, adesso lui va in forno a 180 gradi, ben protetto. Faccio ben fare la conchetta qua sopra, in modo che se lievita tanto in cottura non incontri ostacoli nel suo percorso di crescita. E rimase bassissimo un nano. No, dimmi. Non dire queste cose.
non le dico. E allora cosa stavi dicendo ai nostri amici? Ti ho interrotto. Niente, dico che se vogliono imparare a fare questa concentrata qui c'è il video posto. Non c'è. Allora, in forno, vi dicevo, a 180 gradi per 50 minuti con il primo binario in basso occupato dalla leccarda del forno colma d'acqua, secondo binario occupato, sempre partendo dal basso, occupato dalla griglia su cui poggeremo il nostro plum cake per 50 minuti. Arrivati a 40 minuti cominciate a fare la prova a secchino, perché ogni forno è a sé. Bene. I binari sul forno che fanno? Non lo so. Prendono l'aereo, ci vediamo dopo. Non lo so. Ed eccolo qui, caldo caldo e appena sfornato. Non lo posso toccare, ma si vede già la sofficità. Caldo caldo, è una cosa troppo morbida, è morbidosissimo. È un profumo che spande, veramente buono. Lo sento anch'io con raffreddore. Ho voglia di inzupparlo in una tazza di caffè gigante. Bene, aspettiamo che si freddi. Forma subito, è ancora caldissimo, vedete, è fumante. Wow. Lo sto facendo proprio per voi, perché sennò l'avrei fatta riposare un pochino. Ai, mi brucio, ai, mi brucio. E voilà, il nostro plum cake ce l'ha fatta, è bello e pronto. E adesso tagliamo la fetta. Tagliatene una fetta! Taglio qui, dai, né al centro qui. Né... Brava. Vediamo. Sto approssimativamente tagliando il punto che consumeremo stasera. Voilà. Scusate ragazzi, è super caldo, ma guardate l'interno. Già si capisce che è molto molto simile all'originale. Lo faremo totalmente raffreddare, perché sennò sembrerà poco zuccherino, quando in realtà è zuccherato abbastanza. Noi sappiamo quanto ne abbiamo messo e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao, ciao! Buona colazione. Avete visto come si fa? Anche il piccolo mugnaio non avrebbe saputo far di meglio. Figurati che da quando le ricette del Mulino Bianco sono online, Antonio se n'è andato. Povero Antonio. Salutiamole, salutiamo anche Rosita. Provate questo plum cake e vedrete che non vi farà rimpiangere quelli industriali. Anzi, potrebbe essere un'ottima alternativa fatta in casa. Bene, quindi provatele e fateci sapere se somiglia a quello originale oppure no. Se sì, lasciateci un pollice in su, scrivetecelo nei commenti e soprattutto condividete questa ricetta sulle vostre pagine Facebook. Grazie! Grazie a tutti quanti, grazie, il canale sta crescendo. Grazie per aver visto il video e noi ci vediamo sempre qui. Sulle vostre tavole! Ciao! Ciao.